L'importante vittoria in chiave salvezza del Sora che rifila un poker di reti al Matese nella 25esima giornata del girone F di Serie D. Un Sora che parte un po' col freno tirato a mano, però già al decimo si scuote con Gubellini che entra in area e impegna il portiere ospite Rinaldini. Al tredicesimo i bianconeri vanno in vantaggio con Di Dio che insacca l'assist di Tordella dalla sinistra al termine di una bella azione corale. I bianconeri insistono, al ventottesimo Tribelli conclude sul primo palo, attento nella respinta ancora una volta Rinaldini. Al trentanovesimo si vede il Matese con Napoletano, ci prova dalla lunga distanza, Crispino controlla in due tempi. Al 42esimo arriva il pareggio forse inaspettato degli ospiti con Passeue che cade in area, toccato da Franco Veron, calcio di rigore trasformato da Galesio. Sora però reagisce subito, non accusa il colpo. Al 46esimo lo stesso Franco Veron si rifà risolvendo una mischia in area di rigore del Matese dopo un batti e ribatti, e così il Sora va in al riposo in vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo i bianconeri legittimano la vittoria con altri due gol, un Sora che poi finirà anche con ben 6 under, quindi un Sora giovane e grintoso quest'oggi. All'undicesimo Tribelli, ottima anche la sua partita, tiro centrale bloccato dal portiere Rinaldini. Al quindicesimo ancora Tribelli, ci vorrà su punizione, tiro deviato che sfiora il palo. Al ventitresimo arriva il 3-1. Grazie a una bella ripartenza del neoentrato Capparella che si guadagna un calcio di rigore trasformato da Gubellini che realizza così l'ottavo gol in campionato. Al 35esimo il Sora potrebbe fare il poker con Franco Veron che timbra il palo di testa su un corner di Tribelli. 4-1 che arriva al 41esimo, questa volta è l'altro Veron, Nicolas, entrato da pochi minuti, il fratello di Franco, che sul secondo palo infila il 4-1 dopo una grande azione di Capparella sulla sinistra e l'assist appunto del giocatore classe 2004. Finisce quindi 4-1, tre punti importanti in chiave salvezza, anche se ci sarà ancora da lottare soprattutto a partire dalla prossima trasferta in casa della Tadeo Ascoli, altro scontro diretto per la salvezza.